amici di Cuoci Cuoci, oggi siamo qui dopo tanti intagli a fare la zucca di Halloween, l'intaglio per antonomasia. Abbiamo questa zucca e quindi procediamo nel modo più classico, che è quello di innanzitutto ce la andiamo a pareggiare, come vi ho fatto vedere negli altri intagli, è sempre meglio lavorare in equilibrio, e poi dopo andiamo a disegnare con un pennarello, che è diciamo il classico. Quindi adesso partiamo incidendo la zucca, così noi ce la troviamo perfettamente retta. Poi in questo caso andiamo a disegnarla e facciamo l'intaglio classico. Questo è l'intaglio, diciamo, classico americano. Dopo aver proceduto a disegnarla, partiamo con intagliarla. Le zucche di Halloween, quando scegliete la zucca per fare Halloween, trovate sempre la zucca classica, che è la più sottile. In questo caso noi abbiamo trovato delle zucche con una polpa un po' più spessa, quindi abbiamo un po' più da lavorare, però ricordate che le zucche di Halloween hanno una polpa sottilissima, quindi farete molta meno fatica di quelle che magari facciamo oggi. Dopo aver proceduto a disegnarla, procediamo a tagliarla. Ovviamente la taglieremo un po' più grande di quello che abbiamo disegnato, perché così non si vedrà il disegno. Adesso l'ho buttata, ma la voglio far vedere. Vedete che all'interno abbiamo tutto il disegno. Molto facili, quindi diciamo che non ci sono troppe problematiche. Possiamo anche sbavare un po' o ripassare dopo averlo fatto. Ok, praticamente noi ci troviamo già con la zucca fatta. Adesso però facciamo un'operazione di vuoto. Perché così andremo poi a mettere la famosa lucina. Potete usare anche un classico cucchiaio o un mestolo per vuotarle, però insomma, questa ha una polpa abbastanza facile da togliere, quindi siamo già coperti. Abbiamo visto, c'è anche molta gente che per divertimento magari mette e allora un po' più filamentosa, quindi si addice un po' di più, ecco, però se volete divertirvi, amici di Cuoci Cuoci, venite con me. Amici di Cuoci Cuoci, questo è il risultato finale. Adesso aspetto tutti davanzali pieni, mi raccomando, ciao.